Buongiorno, Katrina. Buongiorno, comandante Whittaker. La lista passeggeri, 102 persone a bordo. Bene, siamo pronti per il decollo. Come ti senti, Whip? Sembra che tu abbia fatto un atterraggio straordinario. Hai salvato molte vite. Stiamo perdendo quota! Non hai il controllo dei comandi! Precipitiamo! Posizione di sicurezza! Il tuo atterraggio è stato un vero miracolo. Vedo solamente case! Evans, punta il muso verso il basso! Ha cominciato a perdere pezzi a 30.000 piedi. Dobbiamo girarci, cosa ok? Cosa vuol dire girarci? Secondo, ci siamo! Sta bambolina. È pieno di stampa impazzita là fuori. Ormai sei una rockstar. Non pagherai mai più da bere per tutta la tua vita. Il comandante Whittaker è un vero eroe. Hugh Lang, un avvocato di Chicago. A cosa mi serve un avvocato? Non ricorda l'esame del sangue di quella notte? Hanno trovato tracce di alcol. Può significare l'ergastolo. L'udienza preliminare è tra 10 giorni. Signor Whittaker! È nell'occhio del ciclone. Sta nascondendo qualcosa. Vuole spararmi? O posso entrare? Sì, venga pure, le sparo appena entra. È stato il volere di Dio. Quale Dio può volere questo? La nostra inchiesta ha stabilito che si è trattato di un guasto. L'agenzia per la sicurezza ha messo 10 piloti nei simulatori e ha ricostruito l'incidente. Non si è salvato un solo passeggero. Lei è l'unico che ci è riuscito. Hai salvato mia mamma. Vorrei parlare dei giorni che hanno preceduto l'incidente. Questa storia finirà per uccidermi. Vattene! Chi sei? Ho bevuto prima del volo. Whittaker sa che andrà in prigione. I miei clienti non ci vanno. È una bugia, Whip. Una bugia. Voglio salvarle la vita. Quale vita? Abbiamo perso il controllo! Pronti all'impatto! Nessuno avrebbe potuto fare un atterraggio come il mio.